Benvenuti ad una nuova edizione di Angri TG, il settimanale di informazione dedicato alla città di Angri. In questa edizione, Corte dei Conti, richiamati gli amministratori del Comune di Angri. L'ombra della Corte dei Conti sui libri contabili del Comune di Angri. Nel mirino della magistratura napoletana il consuntivo del 2012 approvato il 27 maggio del 2013 e quindi oltre il termine ultimo del 30 aprile. Un documento contabile che avrebbe evidenziato degli equilibri di bilancio potenzialmente compromessi dalle attività di accertamento, riscossione dei tributi e del recupero dell'evasione tributaria. Numeri che hanno evidenziato un trend negativo con un incremento delle spese correnti. Io direi un'analisi spietata che la Corte dei Conti, sessione regionale per la Campania, ha fatto sul rendiconto di gestione 2012 approvato dal Comune di Angri. Un'analisi spietata che alla fine rileva come ci sono delle evidenti gravi irregolarità contabili e finanziarie che possono portare ad elementi di ulteriore deficit del bilancio dell'ente. Quindi questa amministrazione ha voglia a proclamarsi la migliore e che ha messo i conti a posto. In effetti poi la Corte dei Conti dice esattamente il contrario. Questo solo per quello che riguarda il 2012. Credo e spero di no, ma credo che ci saranno ulteriori sorprese per gli anni successivi. Nel mirino anche l'affidamento alla Soget, ritenuto dai magistrati non in linea con la normativa vigente in materia. Una società il cui ampliamento dei servizi è stato oggetto di indagine e di sentenza di assoluzione con formula dubitativa per il sindaco uscente, per la responsabile della società pescarese e per un dirigente comunale. La Soget in questi anni ha incassato nel 2012 60.000 euro su un accertato superiore ai 3 milioni e mezzo di euro, 0 euro nel 2011 su quasi 7 milioni di accertato, 0 euro nel 2010 su quasi 500.000 euro di accertato. Così come basse sono state le percentuali di riscossione delle multe per le infrazioni al codice della strada. Un affidamento fallimentare che non ha prodotto benefici alle casse dell'ente, che in base all'accertato ha generato un aumento della spesa corrente alla base degli squilibri economici rilevati, con una situazione di cassa grave e difficile da ripianare. L'affidamento alla Soget è illegittimo e stavolta a sancirlo è la Corte dei Conti, in modo chiaro ed evidente stabilisce che non sono state rispettate le norme per l'affidamento dei contratti pubblici. E non solo, ma con questa deliberazione la Corte dei Conti ha giustamente inviato alla Procura regionale, sempre della Corte dei Conti, questa deliberazione per fare ulteriori approfondimenti e vedere poi dopo se ci sono responsabilità anche di tipo personale, contabile e dunque erariale. Mi dispiace per chi ha provveduto, ma sicuramente andrà in quella direzione. Adesso l'obbligo per il Comune di ripianare il disequilibrio, rendendone conto al Collegio dei Revisori, al Consiglio Comunale, alla città, che ha potuto leggere il contenuto della relazione della Corte Contabile sul sito istituzionale del Comune solo da pochi giorni, mentre l'atto doveva essere disponibile già nel mese di marzo. C'è l'utilizzo di cassa di fondi a destinazione vincolata non ancora ripianata, e questo è uno degli elementi per i quali con questa deliberazione la Corte dei Conti invita il Consiglio Comunale, e quindi io chiedo al Presidente, anche ho chiesto al Presidente, sebbene in via informale per il momento, di convocare questo Consiglio Comunale e di far predisporre gli atti per garantire il ripristino degli equilibri di bilancio con il provvedimento da parte del responsabile dell'area finanziaria. Quindi voglio dire, cominciamo male. Casse vuote senza liquidità, con gli stipendi degli operai della Angri Ecoservizi ancora da pagare, ed un altro mese si avvia alla fine. Sembrerebbe addirittura che questa azienda, purtroppo per noi, è stata utilizzata come cassa, nel senso che in effetti è vero che sono stati ripianati debiti per cassa con liquidità derivata dall'utilizzo di altri fondi. Quindi questa mala gestione che l'amministrazione comunale ha, e non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ha posto in essere in questi anni, sta incominciando a dare purtroppo i frutti avvelenati, proprio guarda caso in coincidenza della scadenza di mandato. Una cosa su quale dovremmo molto riflettere quando andremo a votare. I lavoratori del piano di zona scendono in campo, ancora senza stipendio. A distanza di molti giorni non hanno ancora percepito lo stipendio i 14 operatori assunti dal Comune di Angri attraverso il piano di zona.
I lavoratori impiegati in servizi di vigilanza presso le strutture pubbliche di competenza comunale hanno bussato alle porte dell'ufficio ragioneria del comune per conoscere tempi e modalità per ricevere il compenso mensile di 400 euro. L'istanza dei lavoratori che prestano sorveglianza presso le palestre comunali, stadio Novi e uffici comunali non ha trovato risposte presso i funzionari di Palazzo di Città né tantomeno presso la sede staccata dell'ufficio politiche sociali. La vicenda potrebbe acuirsi considerato che tra qualche giorno scadrà anche il secondo mese di lavoro per i 14 operatori angresi che rischiano di dover ancora attendere per diverso tempo prima di vedere riconosciuta la retribuzione. Officina delle idee incontra Giuseppe D'Ambrosio, candidato sindaco. Prosegue la serie di incontri presso l'Associazione Officina delle Idee con i candidati sindaco in vista delle amministrative del 31 maggio prossimo. Con la moderazione di Ettore Cerullo, il candidato sindaco Giuseppe D'Ambrosio ha illustrato il suo programma elettorale per la città. In politica da 3 mesi, ma con le idee chiare, il giovane cardiologo ha affermato che Angri ha bisogno di servizi essenziali, a partire dalla riorganizzazione della viabilità, la sicurezza nelle scuole, il cimitero e l'aumento della differenziata, ancora sotto il 50%. Le proposte in favore delle fasce sociali più deboli riguardano l'attivazione di uno sportello unico del sociale e la costituzione di un ambulatorio nell'ambito del quale alcuni specialisti offrirebbero visite mediche gratuite ai cittadini disagiati. Il mio programma è un programma nutrito. Uno dei punti fondamentali del mio programma è la famiglia. La famiglia è... le fasce deboli. Infatti ho detto che se dovessi diventare sindaco una delle prime cose che farò è l'istituzione di un progetto unico per il sociale con una mensa per le persone bisognose e con un poliambulatorio. Un altro punto importante è la partecipazione, perché in questi anni troppo spesso i cittadini sono stati umiliati e sono stati emarginati. Ora è il tempo che ritornino a partecipare all'attività amministrativa ai nostri concittadini. Poi D'Ambrosio ha espresso un giudizio negativo sull'amministrazione Mauri, colpevole di aver tagliato alberi in modo selvaggio in più punti della città, di non aver tutelato l'ambiente e di aver gestito da padrone e in modo clientelare, negando la partecipazione ai cittadini. Per me tutte le zone della città di Angri sono importanti, ma ho a cuore in modo particolare le periferie, che in questi anni sono state molto poco considerate, per non dire completamente abbandonate. L'angolo della satira con Giuseppe Afeltra. Questa settimana su Satirangri. A proposito del richiamo della Corte dei Conti per la mancanza di liquidità nelle casse del comune di Angri, ecco la vignetta. Senza soldi non si cantano messe. Il sindaco Mauri, con le tasche vuote, che intona. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione potete scrivere all'indirizzo tgredazione@gmail.com. Appuntamento alla prossima edizione di Angri TG, l'informazione a portata di web.